benvenuti in Comune Valdolino. Abbiamo come amministrazione deciso, assieme alla Fondazione Valdolino Top, che è rappresentata qua dal suo presidente, Fernando Morando, abbiamo deciso di dedicare un appuntamento, un attimo, un incontro, tipo quello di stamattina, come tributo a tutti gli sponsor che a fianco al Comune ci hanno aiutato nella realizzazione delle principali manifestazioni, tutto quello che è la promozione di Valdolino. È doveroso, primo innanzitutto perché almeno vogliamo che vi dimostriamo, infatti abbiamo preparato un DVD che vi verrà mostrato adesso fra poco, è giusto che voi vediate con i propri occhi, con i vostri occhi, come sono stati spesi i vostri soldi, quindi il ritorno che sicuramente ci sarà per le vostre aziende usando la vetrina Valdolino. E il secondo motivo è quello pratico del ringraziarvi veramente di cuore, ma non solo da parte dell'amministrazione, ma da parte di tutta la comunità valdolinese, per i contributi economici, ma anche gli impegni aziendali che avete voluto dare alla nostra comunità, al nostro comune, sostenendo quelle che sono le difficoltà economiche e le spese che noi dobbiamo affrontare. Una piccola parentesi la apro parlando di attualità. Noi tutti, aprendo la televisione, ascoltando i telegiornali e leggendo i giornali, siamo costantemente bersagliati, informati su questa grande incertezza che a livello economico ci sta colpendo. Incertezza che colpisce non solo le aziende, non solo i cittadini, ma anche gli enti pubblici. Quindi noi siamo seriamente preoccupati di come sarà il nostro futuro. Parlo come azienda Comune Valdolino. Seriamente preoccupati, seriamente incerti, perché non si sa bene cosa e come avremo la possibilità di avere delle entrate, quanti saranno i tagli che seguiranno. E quindi dico questo perché è veramente molto importante che la collaborazione che è nata tra di noi in questi anni, specialmente nel 2011, ci auguriamo che continuerà anche per il futuro. Se l'ente pubblico dimostra ai privati grande disponibilità e gli dà la possibilità di avere grande visibilità, e in contropartita gli enti privati, quindi le aziende, credono in un'amministrazione collaborativa, sicuramente assieme, ripeto, riusciremo ad affrontare e a vincere la crisi che ci viene prospettata. A questo punto io darei via al DVD, così lo guardiamo assieme e poi facciamo altre considerazioni. Ma credo che come Valdolino, come abbiamo sperimentato questi due anni con la Valdolino Top, con questa squadra importante di tutte le categorie che si sono messe insieme, con questa squadra di ragazzi che lavorano con tanta voglia di fare, con la collaborazione di tutto il Consiglio Comunale, del Sindaco specialmente, ma anche degli assessori,
Cioè, questo vuol dire forza. Se noi stiamo insieme, lavoriamo insieme, come abbiamo fatto finora, credo che l'anno prossimo sia, se non uguale, migliore. E l'augurio mio è quello di che sia veramente un anno migliore di quest'anno. Dunque, avremo senz'altro ancora i turisti che ricorderanno quest'anno, che torneranno anche l'anno prossimo. E gli auguri proprio di questo Natale, di queste feste e per l'anno prossimo da parte mia è proprio quella di lavorare insieme ancora di più, di essere ancora più presenti, di fare ancora qualcosa in più per far sì che Bandolino sia sempre la capitale del benessere. Grazie. Credo che quello che ha detto Morando, e l'abbiamo anche letto nel DVD, è la realtà. Cioè, se noi siamo riusciti a raggiungere il primo posto in classifica per quanto riguarda i comuni dove si vive meglio, è specialmente anche grazie alla bella collaborazione che è nata tra le categorie produttive, quindi i ristoratori, gli albergatori, gli artigiani, e anche e specialmente anche con tutti gli sponsor che hanno contribuito a tutto il lavoro svolto. Una battuta da parte dei consiglieri delegati. Sì, io sono quello che praticamente usufruisco dei vostri soldi per organizzare le manifestazioni. Io vi ringrazio tanto e faccio gli auguri di buon Natale. Vedete che la squadra comunque è ben compatta, facciamo di tutto per darvi più visibilità possibile, i monitor sono sempre piazzati in posizioni strategiche dove la gente, dove il passaggio è più frequente. E passo la parola al signor Codini, dopodiché Rusconi vi presenterà per l'anno prossimo qualche novità. Grazie. Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io a quello che è stato detto già dal mio collega Fabio, dal presidente Fernando e dal sindaco. E sì, è vero, sono momenti difficili anche sotto l'aspetto economico, però il turista è sempre molto esigente e se sceglie Bandolino è perché Bandolino in questi tempi, da qualche anno a questa parte, soprattutto in questi momenti, stiamo dando quel qualcosa in più. Aver letto tutti quei numeri sul video sinceramente mi ha fatto un certo che, li sappiamo anche noi, però vederli scritti tutti assieme penso che abbia detto qualcosa un po' a tutti. Io ritorno anche a ringraziare tutti voi, tutti gli sponsor che collaborano, dal più piccolo al più grande, perché sono tutti fondamentali per la bella riuscita di quello che facciamo a livello di manifestazioni e anche per il turista che poi torna a Bandolino. Perché? Perché Bandolino è il numero uno in Italia come voi. Questa è la verità e questo è anche grazie a voi, agli sponsor. Ho l'occasione anche per farvi gli auguri di buon Natale a voi, tutte le famiglie, tutti i vostri collaboratori e la vostra famiglia. Sono Emanuele Rusconi, titolare della società IGM Italia che collabora con la fondazione, autorizzati alla raccolta degli sponsor, per cui avrete visto talvolta me, talvolta la dottoressa Bellei che vi ha visitato e fatto visita. Noi quest'anno abbiamo introdotto i maxi schermi come strumento digitale che si avvicina al sistema televisivo, quindi per dare la possibilità alle aziende di mostrare qualcosina in più di una facciata, diciamo, cartellonistica e quindi un messaggio di tipo dinamico, sostituibile anche durante le varie stagionalità, per cui in un mercato in massima e diciamo schizofrenica evoluzione, il poter accedere a uno strumento anche di mese in mese cambiando il messaggio che si vuole dare al cliente finale, al pubblico. Questo sistema lo può permettere in maniera molto semplice, vorrei dire anche a costo zero, parliamo di cambio di immagine. Per quanto riguarda, diciamo, la collocazione, come diceva giustamente Pasqualini, sono state studiate posizioni di massima affluenza, di massimo afflusso dei visitatori, quindi diciamo anche a livello pedonale e quindi con le tempistiche che permettono la fruibilità dello spot. Si avvicina di molto al sistema televisivo perché è un po', diciamo,
come la TV diciamo con il grosso vantaggio che non si può cambiare canale, quindi lo sport va in onda e diciamo il cliente non può cambiare canale, per cui se lo gode in massima serenità. Feedback, cioè feedback, le vostre aziende hanno accettato questo tipo di strumento, credo con soddisfazione, seppur supportato anche dal sistema cartaceo, che chiaramente vi dà complemento, e diciamo possiamo, collocati in questo modo, darvi un feedback, cioè darvi un report di quelli che sono i visitatori, perché tra strumenti provinciali e strumenti diciamo comunali, nonché hotel, ristoranti e diciamo tutto quello che ne consegue, possiamo scrivere questi numeri, cosa che difficilmente altri media riescono con certezza a darvi, seppur diciamo a livello così orientativo. Quindi massimo feedback, massimo report di quello che è diciamo la fruibilità del vostro spot sul territorio. Altre due piccole cose, abbiamo introdotto, se vi siete accorti, quest'anno un sistema di raccolta sponsor un po' più ordinato, ossia non per ogni evento, avete visto la processione della parte commerciale che viene a chiedere 100, 200, 1000 euro, ma bensì un riordino di quello che è un'attività commerciale, quindi tenendo conto anche dei costi commerciali, quindi una visita all'inizio dell'anno piuttosto che al massimo un paio, che vi presenti quello che è il calendario delle manifestazioni con le varie soluzioni sponsorizzative, dagli schermi, dal cartaceo piuttosto che dalle aree in affitto, però diciamo un incontro che sia inizio anno e che poi non vi si disturbi più per tutto l'anno, soprattutto nell'attività estiva dove siete maggiormente impegnati, quindi un riordino anche di questa fase. Due parole sull'anno prossimo. L'anno prossimo introdurremo un sistema ancora più evoluto che praticamente va a collimare con i sistemi Rai Mediaset, quindi delle grosse TV, ossia un banner sotto lo schermo dove potranno essere visibili notizie, sono le famose RSS, sono notizie che possono essere di carattere ludico, di moda, piuttosto che un diciamo news giornalistiche, che diciamo renderanno il sistema ancora più accattivante, facendo anche sostare le persone, perché leggendo le notizie poi in sovrappressione con un sistema software innovativo per noi, ma è quello della RAI in sostanza, passano comunque i vostri sponsor. Ecco che aumentiamo diciamo la calamita dell'oggetto e quindi diventa più visibile ancora di più il vostro messaggio. L'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi, ci saranno anche gli Europei di calcio, per cui questo software permetterà di mantenere il vostro spot sullo schermo e in un riquadro poter andare in onda anche il lancio del giavellotto, gli sport delle Olimpiadi, anche la partitella di calcio, ma mantenendo sempre il vostro spot, quindi non sparirà l'immagine, per cui avremo un'ora e mezza di calcio, ma sarà come lo vedete su Italia 1, che vedete la figurina qua durante il motociclismo, eccetera. Questo è un sistema collaudato pochi giorni fa, attualizzato con gennaio. Direi che mi fermo qui, perché poi è un sistema televisivo a tutti gli effetti, quindi ci può portare veramente ad allinearci col sistema nazionale, appunto internazionale. Questo è quanto è, quindi benvengano i vostri spot. Ho visto che da gennaio alla seconda metà dell'anno sono migliorate anche le qualità degli spot che ci fornite, per cui ho visto che alcuni sponsor, alcune aziende si stanno dando da fare per aumentare ancora più l'eleganza dello spot vero e proprio, quindi siamo già sulla strada diciamo di arrivare a un sistema, vorrei dire, televisivo on the street o sulla strada, come chiamano già negli Stati Uniti. Vi ringrazio, auguri a tutti e grazie per il sostegno. Bene, grazie a tutti, grazie a queste ultime delucidazioni. Come vedete non ci fermiamo, non ci accontentiamo, andiamo avanti, ci saranno delle grandi novità, come ci ha appena detto Rusconi, per il prossimo anno. E grandi novità saranno anche da parte della Fondazione Bardolino Top, in quanto non è nostra intenzione dormire sugli allori, nel senso che sicuramente andiamo avanti e miglioreremo ancora di più.
Siamo l'unico comune che ragiona in questi sensi, che collabora con le categorie produttive e collabora con le aziende in questa maniera, perché ve lo garantisco, ieri ho avuto un incontro con tutti i sindaci della Sponda Veneta e tutti quanti ci invidiano, nel senso che invidiano la Fondazione Bardolino Top e la grande mole di eventi e manifestazioni che viene sviluppata su Bardolino. Mi chiedono tutti come faccio, io dico lo faccio solo grazie a tanta gente che è al mio fianco, e quindi non solo sotto l'aspetto amministrativo ma anche sotto l'aspetto delle aziende private. Li ho tenuti per ultimi perché effettivamente li volevo ringraziare pubblicamente. Voglio ringraziare Leonardo per la grande professionalità. E l'ordine che mette in tutte le nostre manifestazioni. Matteo, che lo vedo sempre in fondo, che col suo furgone è sempre in giro a tribulare fino all'ultimo, a tirare qualche cavo e a mettere in ordine tutto. E poi le nostre due segretarie, la Dara Giugini e la Buffato Elisabetta, che anche loro sono molto impegnate e raggiungono sempre i grandi, ci permettono di raggiungere gli scopi. Emilio Zorzi, che cura la nostra grafica, che purtroppo non vedo oggi è assente, però li riporteremo. E spero di non aver dimenticato nessuno. Anche la Maddalena ringraziamo, dai. Di Stefano Iocchi, ma non posso. Ringrazio anche Stefano Iocchi. A parte gli scherzi, io penso che si è creato un bel gruppo e i successi sono stati raggiunti, e quindi andiamo avanti e ci saranno altri obiettivi da raggiungere. Buon Natale a tutti. Grazie.